una nomination che va oltre ogni desiderio. Non ci crede ancora Laura Pausini, che a 2 settimane dalla vittoria del suo primo Golden Globe, ora si ritrova a concorrere anche agli Oscar. Lo fa con la sua Io sì, Sin, brano del film Netflix La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren, candidato nella categoria Miglior canzone originale. Questa nuova nomination è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana, ha detto orgogliosa la pop star commentando la notizia sui social. Ora non resta che attendere la cerimonia di premiazione in programma il 25 aprile per scoprire se l'ambita statuetta arriverà in Italia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.